Buonasera a tutti, siamo ancora a Bormio per parlare dell'Istituto Alberti, ma soprattutto del convitto che da settembre potrà ospitare gli studenti della Valtellina, ma non solo. Chiedo subito al dirigente Bruno Speckenhauser quando partirà questo progetto che si è concretizzato con un bando pubblico. Il bando pubblico è stato chiuso con l'assegnazione all'hotel Baitafanti in qualità di convitto ospitante gli studenti dell'Istituto Alberti. Partirà a partire dall'inizio del prossimo anno scolastico, quindi dai primi di settembre. Perché dico dai primi di settembre? Perché la scuola ufficialmente parte il 12 settembre, ma per i ragazzi sportivi parte una settimana prima, quindi intorno al 5-6 di settembre. Quindi a partire da quel mese noi siamo operativi per fare in modo che una trentina di ragazzi possano essere ospitati nella struttura dove ci troviamo adesso. Le iscrizioni sono aperte, come si accede a questo servizio? Sul nostro sito istituzionale già da alcuni giorni c'è la possibilità di aderire a questo progetto che abbiamo denominato Studiare e Vivere a Bormio. Si trova sia il modulo di iscrizione, il modulo di preadesione al convitto, sia il regolamento del convitto. Diciamo che, come abbiamo già detto nel precedente servizio, il servizio globale comprende l'alloggio presso questa struttura, il vitto a cura dell'Istituto Alberghiero, che prepara i pasti a pranzo nella sala del nostro istituto e a cena presso il convitto, sempre preparati però dagli chef che sono in servizio nella nostra scuola. Il servizio comprende anche una figura di assistente educatore che sarà presente in convitto per assistere gli studenti nelle ore di studio, che sono ben declinate nel regolamento del convitto che troverete sul sito istituzionale. Questa sarà una vera e propria casa per gli studenti, in particolare per gli studenti che frequenteranno la scuola di montagna. Ricordiamo quali sono i principi su cui è stata creata questa scuola per atleti e studenti. Sì, quest'anno è stato l'anno zero, naturalmente con tutte le difficoltà, però i nostri 113 iscritti alla scuola di montagna, distribuiti su tutti gli 8 indirizzi della nostra scuola, hanno usufruito, diciamo, dell'appoggio, del sostegno di educatori che li seguivano durante la settimana, di lezioni integrative effettuate dai nostri insegnanti e anche, per esempio, l'educazione fisica era in parte delegata agli allenatori con cui c'era un raccordo stretto per valutare la loro prestazione sportiva ma anche così didattica, e quindi abbiamo avuto buoni riscontri da questo progetto, tanto è vero che adesso abbiamo appena riaperto sempre tramite un modulo pubblicato sul nostro sito e abbiamo già ottenuto 65 iscrizioni per il prossimo anno, quindi dovremo confermare i numeri dell'anno scorso e probabilmente magari incrementeremo anche questo. Il convitto sarà, diciamo così, il fiore all'occhiello, il surplus, l'offerta aggiuntiva per chi è fuori sede. Avevamo già qualcuno fuori sede che era alloggiato un po' a Valesano in qualche casa privata, che però naturalmente scontava, anche i ragazzi sono piuttosto giovani, invece in una struttura organizzata e poi a contatto anche con i loro coetanei penso che ne traggano giovamento. Aggiungo anche che il convitto è aperto anche a chi non fa sport, già nelle prescrizioni abbiamo anche qualche studente che appunto non sarà iscritto alla scuola di montagna ma sarà iscritto ai nostri corsi e usufruirà del servizio del convitto. Sarà possibile accedere al convitto da settembre ma anche nei mesi successivi, come potranno organizzarsi anche in base agli impegni scolastici, sportivi, le famiglie? Sarà possibile accedere al convitto a partire da settembre durante tutti i mesi scolastici fino alla fine di giugno, dove è previsto tra le altre cose nel progetto Scuola e Sport anche la parte di recupero delle eventuali lacune che interverranno negli scrutini di fine anno. Quindi il convitto prevede la possibilità di fare un'adesione all'alloggio dal lunedì al venerdì, e soprattutto per i ragazzi di Livigno potrebbe essere quella la scelta
più indicata, per chi invece proviene da fuori provincia anche negli weekend, quindi con la settimana completa inclusa. Diciamo che le due tipologie di offerte sono anche dal punto di vista economico piuttosto vantaggiose, in quanto il finanziamento pubblico che abbiamo ottenuto consente di prevedere una spesa per le famiglie assolutamente modica. Quali servizi offrirà questa struttura agli studenti? Allora, la struttura è organizzata come un hotel, per cui offrirà tutti i servizi di un hotel, e nel momento notturno ci sarà anche un tutor che controllerà i ragazzi. Questa è la sala che useremo per la colazione e per la cena. Abbiamo una taverna, un locale studio dove i ragazzi possono nel pomeriggio studiare o alla sera ritrovarsi per guardare la televisione insieme o fare dei giochi ludici, cose così. E abbiamo un locale dove possono depositare sia gli sci che le biciclette, e un locale lavanderia con delle lavatrici a gettoni per poter andare avanti in autonomia. E le camere sono camere doppie, triple o quadruple, verranno divisi per sesso logicamente, e niente, il pranzo sarà servito a scuola, la cena qui dai ragazzi e la colazione dal personale della struttura. E non per ultimo, una novità di cui avevamo già parlato con il dirigente, ovvero l'apertura verso un ulteriore indirizzo scolastico post diploma offerto sempre dall'istituto. Un servizio questo che partirà già da settembre e che permetterà a molti studenti di ottenere un'ulteriore formazione professionale, qualificante, e quindi un inserimento nel mondo del lavoro decisamente facilitato. Senz'altro, perché questo corso è stato finanziato e ammesso quindi dalla Regione Lombardia, ma l'Istituto Alberti è capofila di una rete, quindi di un'associazione temporanea di scopo, con Unimont, l'Università Cattolica, il Centro di Formazione Professionale, con le associazioni degli albergatori e case vacanza di Livigno e Bormio, e quindi creando una rete in cui la scuola e la formazione avviene on the job, quindi mediante un monte ore molto solido di 600 ore di stage presso appunto le più importanti strutture ricettive, e 400 ore in aula con chef stellati e figure accademiche, quindi che supporteranno quindi la formazione professionale. È una grande opportunità per la nostra valle, proprio perché in questo modo la formazione è continua post diploma, e questo può permettere ai nostri studenti quindi di proseguire gli studi rimanendo comunque anche nel proprio territorio e senza effettuare trasferimenti significativi. Al termine di questo percorso otterranno una certificazione? Otterranno una certificazione di formazione di istruzione tecnico superiore, quindi una qualifica più elevata, che permetterà anche ai nostri studenti di spendere un monte ore di crediti presso Unimont e Università Cattolica, quindi avranno proprio dei crediti formativi che potranno spendere quindi nell'iscrizione poi in altre facoltà universitarie. Tanta carne al fuoco, immagino anche tanta soddisfazione, e il momento questo di lanciare un appello. Beh, la soddisfazione è enorme perché come dicevo anche la volta scorsa, ormai sono quasi 40 anni che cerchiamo di chiudere l'operazione Convitto e quindi permettere a studenti di Livigno e di fuori sede di poter usufruire di un alloggio vicino alla nostra scuola. Questo alloggio è, come si vede anche dalle riprese, assolutamente d'eccellenza, quindi ci dà ancora maggiore soddisfazione. Chiaramente entrambe le cose, sia il Convitto che l'IFTS, sono due risultati molto importanti per la nostra scuola, e quindi faccio un appello alla popolazione che adesso ci sta ascoltando per fare in modo che ci sia, a partire già da quest'anno, un'adesione massiccia a questa sperimentazione,
perché possa essere poi in futuro essere ulteriormente rinforzata e permettere alla nostra scuola di poter mantenere tutta quell'offerta formativa che consente ai nostri ragazzi di poter scegliere tra almeno tra 8 indirizzi di studio come quelli che abbiamo ora. E quindi compensare quello che è la problematica principale delle scuole un po' in tutta Italia, cioè il decremento demografico. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a lei. Arrivederci.